Benvenuti ad una nuova puntata dei Percorsi del Cuore, libri e letture per una fede consapevole. Oggi voglio presentarvi questo libro, I giorni della felicità, edizioni Adimedia. Questo libro ci parla della felicità ed è un libro scritto da Randy Alcorn. Randy Alcorn è un laureato in teologia con un dottorato in teologia, nato nel 1954, ha un ministero molto importante negli Stati Uniti, ha scritto oltre 50 libri e fa parte della Gospel Coalition, che è una coalizione di teologi, pastori, leader americani, tra quali John Piper, Tim Keller e altri. Questo libro ci parla della felicità e dice quanto è importante che il cristiano ricerchi nella propria vita la felicità. Noi come cristiani siamo abituati ad affrontare temi come la sofferenza, le prove, il dolore. Infatti il cristianesimo ha dato valore alla sofferenza e al dolore, anche alle prove, mentre il mondo greco, anche il mondo pagano, considerava le prove e il dolore come una disgrazia. Per noi cristiani l'affrontare le prove, affrontare il dolore, affrontare la sofferenza può essere motivo di crescita spirituale. Ma i dolori, le prove, le disgrazie ci cadono sulla testa molte volte all'improvviso, mentre la felicità è qualcosa che noi dobbiamo ricercare. E c'è questa storiella che vorrei ricordarvi, tratta la storia di un monaco che era stato invitato a casa di una famiglia e una bambina nella sua ingenuità chiede: ma tu chi sei? E lui disse: sono un monaco. Ah, e che fai? Ah, guarda, io mi alzo tutte le mattine alle 4. Tutte le mattine alle 4. E che fai alle 4? Quest'uomo la guarda negli occhi e gli dice: inizio ad essere felice. Per quest'uomo la sua vita, la sua ricerca spirituale, la sua vita di preghiera, la sua lettura della parola, la sua meditazione e tutto il lavoro che svolgeva era fonte di felicità. Bello questo. In effetti la felicità è qualcosa che dà qualità alla nostra vita. È qualcosa che ci rende operosi. Chi è felice vive veramente, chi non è felice non vive, vivacchia, si lascia vivere. Chi non è felice non produce, o se produce, produce veramente male. E vorrei leggervi quello che ha detto il comandante delle frecce tricolore. Noi tutti siamo ammirati, stupefatti quando vediamo le frecce tricolore nel cielo, questo stormo di aerei che guidati in questa maniera così eccellente, e ci domandiamo quale bravura abbiano questi piloti, enorme, grande. Ma lui dice: i miei uomini, anche se ben addestrati e pronti al loro compito, quando salgono sull'aereo devono essere soprattutto sereni e felici. Personalmente tengo i contatti con le loro famiglie, perché se tutto non è ok non li lascio partire, non li faccio salire su quell'aereo. Allora vedete quanto è importante la felicità, la serenità nella nostra vita. D'altra parte la Bibbia ci parla molto di questo, in modo particolare Paolo. Paolo in 1 Tessalonicesi 5,16 dice: siate sempre gioiosi. In Filippesi 4,4 rallegratevi, sempre nel Signore, rallegratevi. E in Filippesi 3, ve lo voglio leggere questo versetto direttamente dalla Bibbia, dal Nuovo Testamento, dice: dal resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Paolo dice: non mi stanco di ripetervi, siate sempre felici, rallegratevi nel Signore, perché questo, e usa questa espressione interessante, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. A voi farà del bene sentirvelo dire continuamente, perché bisogna spronare le persone alla ricerca della felicità, e questo libro è quello che fa.
veramente. C'è una differenza tra piacere e felicità. Il piacere è qualcosa di veloce, di effimero molte volte. La felicità è qualcosa di duraturo, che porta dei frutti, paragonabile ai dolori che una donna prova nel parto, dolori molto forti, ma quando nasce il bambino questi dolori spariscono e una gioia molto forte invade la mamma. E allora veniamo invitati a lavorare duramente per la felicità, di vedere la felicità come un traguardo da raggiungere. Ci invita anche a dare amore e felicità agli altri, perché dice la parola: c'è più felicità nel dare che nel ricevere. Dice: ama te stesso, rispettati, perché una persona che ama se stesso e si rispetta amerà facilmente anche il prossimo. E non scaricare tutta la tua infelicità sugli altri, non ne hai il diritto. Piuttosto accetta i giorni tristi, lavora su questo per poi arrivare ad ottenere serenità e felicità nella tua vita. Questo libro ci parla proprio di questo, un libro molto molto importante. È un libro che dobbiamo leggere in 60 giorni. Voi direte: ma perché non lo posso leggere in 30 giorni, in 15 giorni? Perché non posso divorarlo? No, dovete leggerlo in 60 giorni. Non un giorno in più, ma nemmeno un giorno in meno. Perché il libro è proprio strutturato in questo modo. Ci sono 60 capitoli, un capitolo per ogni giorno. Quindi leggete un capitolo, sono dei capitoli brevi e con dei passi da fare, delle riflessioni da porci, ed è un cammino che dura 60 giorni per cambiare la nostra mentalità e per renderla più prossima a quella che è la mentalità di Dio. Sono 290 pagine e voglio leggervi alcune domande che noi troviamo nel libro, che sono le domande dei capitoli. Ogni capitolo è praticamente una domanda. Che cosa vuol dire essere felici? Oppure su cosa è basata la vera felicità? E poi qua c'è una domanda particolare: come si può essere felici in un mondo così triste? Me lo sono chiesto molte volte, ma intorno a me trovo tristezza, depressione, angoscia. Come posso io essere sereno e felice in un mondo di questo genere? Oppure, in che modo la comprensione della felicità di Dio può cambiare la vita? Eh sì, perché il giorno prima la domanda era: Dio è felice? Certo che Dio è felice e vuole trasmettere questa felicità ai suoi figli. Un'altra domanda un po' imbarazzante: perché i credenti non sono conosciuti per la loro felicità? Come ci vede il nostro vicino di casa, le persone intorno a noi, i nostri colleghi di lavoro? Come delle persone serene, felici, anche davanti a difficoltà, davanti alle prove? O ci vedono dei depressi, dei musoni, delle persone piene di angosce interne? La ricerca della felicità può diventare un idolo? Altra domanda interessante. Oppure, la felicità di Dio è confinata al cielo? Cioè pensiamo che la felicità sia solo qualcosa che si otterrà un giorno dopo la morte, quando saremo alla presenza di Dio? O è qualcosa che possiamo vivere oggi? Come possiamo fare per coltivare la felicità? Al 45esimo giorno arriveremo a rispondere a questa domanda. E al 47esimo giorno sarà: perché dovremmo preoccuparci di rendere felici gli altri? Bella domanda. E quindi questo libro ci dà veramente una guida molto molto interessante. Mi piacerebbe che molti di voi potessero iniziare questo percorso, poi magari fra 60 giorni scrivermi qualche nota di come avete trovato questo testo. Un testo di 290 pagine, il costo è di 15 euro, sono 15 euro veramente spesi molto bene, perché ci può portare a una crescita personale molto grande. Potete trovarlo come al solito sul nostro sito www.lacasadellabibbia.it oppure nel vostro abituale fornitore di libri. Buona lettura come sempre e arrivederci al prossimo incontro.